adesso vorrei chiamare anche qui a dare una sua testimonianza Tatiana Paes Becker, che è stata sindaco qui a Misurina, vicina alla struttura, ci ha voluto molto bene, è stata vicina all'Istituto Pio XII, ha conosciuto tutte le problematiche, le vicende, le ha affrontate in parte dove è riuscita a esporsi anche a livello regionale e nazionale, perché sapete che la struttura era zoppicante già da un po', quindi la vicenda si protrae nel tempo. Ecco, Tatiana l'ha vissuta e vuole portarci una sua testimonianza, un suo saluto e noi la ringraziamo anche di questo. Grazie. Grazie. Allora io ringrazio Vittorio Guerri, ringrazio Jessica, Sara, tutti gli organizzatori di questa fiaccolata. Qui con me ci sono anche altri ex sindaci, c'è Bruno Zandegiacomo che è stato sindaco di Auronzo, c'è l'ex sindaco di Rosolina, quindi ci sono tante persone che hanno a cuore il futuro dell'istituto e anch'io personalmente ho molto a cuore, sia perché ho avuto una bambina asmatica che è stata curata qui in istituto con grande professionalità e sensibilità, adesso fortunatamente che è adulta sta meglio, e anche perché come amministratore comunale in questi anni, prima da assessore e poi da sindaco, ho potuto seguire in prima persona l'Istituto Pio XII, ho partecipato a numerosi eventi, a incontri, ho accompagnato diverse personalità a visitarlo, tra queste vorrei ricordare che il medico allergologo Aleida Guevara, la figlia di Che Guevara che l'ha visitato, c'è stata Jessie Parry Smith, la figlia di Patti Smith, Laura Delano Roosevelt, ma anche personalità del mondo della politica, della sanità, e un incontro che vorrei ricordare è quello che si è tenuto il 28 ottobre del 2018, che è la giornata della tempesta Vaia, quando ci siamo ritrovati tutti all'istituto insieme al dottor Angelo Lino Del Favero, che era direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, per firmare una convenzione di durata triennale che avrebbe dovuto proprio portare a un ulteriore sviluppo dell'istituto, non solo per la cura dell'asma infantile, ma anche per sviluppare altre opportunità, come ad esempio la riabilitazione per i pazienti che avevano subito un trapianto di polmone. E questo progetto stava molto a cuore anche al dottor Baldo, che vorrei ricordare, che è stato direttore sanitario prima della dottoressa Cogo. E in particolare col dottor Baldo, col quale ho mantenuto poi un rapporto anche negli anni successivi, ci siamo sentiti anche proprio ieri, c'è una frase che lui ha scritto e ha ripetuto più volte, che mi ha sempre molto colpito, che dice: quello che si può perseguire con la riabilitazione respiratoria in altura è la possibilità di cambiare il destino a lungo termine dell'asma, per l'asma che in molti bambini persiste fino all'età adulta. Quindi questo significa che una struttura come questa che si trova a Misurina può cambiare il destino delle persone, quindi dei bambini che in futuro saranno degli adulti, e questo sicuramente non può avvenire con i farmaci, ma può avvenire qui a Misurina. Quindi questo è un motivo in più per cui l'istituto deve assolutamente riaprire, anche se siamo consapevoli che è stato disperso un patrimonio importantissimo, che è quello delle risorse umane che vi lavoravano, quindi medici, infermieri, persone già formate. Ci vorrà sicuramente del tempo per ricostruirlo, però personalmente sono ottimista perché ci sono molte persone che hanno a cuore l'istituto, a partire dalle famiglie, a partire dagli ex pazienti e tutti coloro che vi hanno lavorato negli anni. Io poco fa ho provato a sentire anche Mauro Corona perché mi chiedevo proprio come mai lui non fosse presente e lui mi ha risposto che tornerà a Misurina solamente quando sarà riuscito a riaprire l'istituto. So che ha fatto degli appelli in TV anche alla Meloni, mi pare nell'ultima puntata di Carta Bianca. Speriamo che il suo sia davvero qualcosa di concreto che riesca a portare appunto per la riapertura di Misurina. Io vi ringrazio e ringrazio tutti davvero di cuore.